Buonasera, buonasera a tutti ed eccoci qua puntualissimi, veramente puntualissimi alle ore 18 in questo momento in cui ci prendiamo del tempo per noi e con sempre un ospite diverso, qualcuno che torna, comunque ospiti sempre molto interessanti, professionisti con anni di esperienza alle spalle. Ci raccontiamo un po' di quello che è nello specifico questo argomento che è la procreazione medicalmente assistita, ma cerchiamo sempre di andare nel dettaglio, prendendo degli argomenti specifici e approfondendoli con persone che sappiamo poterci dare un loro punto di vista autorevole e di forte competenza. E allora eccoci qua a questo ottavo webinar. Siamo ormai all'ottavo webinar della European Fertility Society, penultimo webinar prima di un riposo che faremo in agosto per riprendere poi fin da subito a settembre. Due parole su di noi. La European Fertility Society educa, sostiene e aiuta i pazienti con problemi di infertilità a rendere il loro viaggio più amichevole e fondato sull'assistenza. IFS sostiene le cliniche per la fecondazione assistita attraverso l'istruzione e la formazione a supporto dei pazienti, stabilendo orientamenti per il servizio e certificazione dei processi. La European Fertility Society opera a livello globale e assiste cliniche di fertilità, organizzazioni di pazienti e società di procreazione medicalmente assistita nel concentrarsi sulla centralità del paziente. Tale approccio garantisce che le esigenze e i valori desiderati dei pazienti siano adeguatamente considerati, al fine di aiutare i centri di PMA e aderire alle raccomandazioni su un'adeguata assistenza ai pazienti, IFS fornisce supporto attraverso servizi di consulenza e formazione. Le nostre attività includono anche la certificazione dei centri di PMA per gli standard di cura dei pazienti. Ad oggi il gruppo in Europa si compone di decine di professionisti di settore. In Italia io mi occupo di guidare questo nuovo progetto perché siamo al secondo mese e al momento affiancato da due persone, Chiara e Goda, che voi non vedete, ma senza le quali sarebbe impossibile fare quello che facciamo. E dunque, di cosa parliamo oggi? L'argomento di oggi ha un titolo molto semplice, molto chiaro, che aprirà sicuramente un interessante incontro con le vostre domande, che è FIVET per pazienti oltre i 40 anni. Il nostro ospite di oggi rappresenta un'organizzazione, un gruppo che abbiamo già avuto fortunatamente, dico il piacere, di ospitare in uno dei primi webinar, un gruppo molto importante in Italia, sicuramente uno dei più rappresentativi e anche dei più strutturati, che è 9.baby o 9.baby. Parliamo un attimo di 9.baby. 9.baby Family and Fertility Center è una rete di centri all'avanguardia che utilizza le più innovative ed efficaci tecniche di procreazione medicalmente assistita. Attivi in tutta Italia con lo stesso livello di professionalità ed efficienza, è oggi un punto di riferimento per tutte le coppie con problemi di fertilità. In ognuno dei centri del network 9.baby ci si prende cura dei pazienti a 360 gradi, accompagnandoli passo dopo passo nel percorso per diventare famiglia e scegliendo la strada migliore insieme. Competenza scientifica e sensibilità umana rendono 9.baby l'interlocutore ideale per affrontare la ricerca di un figlio. 9.baby è molto di più di una semplice clinica. Nato dall'esperienza di Tecnobios Procreazione, è oggi il partner più affidabile per affiancare i pazienti lungo un percorso così delicato e complesso. 9.baby è sinonimo di medicina italiana d'eccellenza, innovazione, attenzione per la ricerca, sensibilità umana e professionalità. Essere un network significa definire e condividere benchmark ai quali tendere in termini di protocolli clinici e di procedure di laboratorio.
Forti di oltre 30 anni di esperienza, garantiamo livelli di attenzione al paziente analoghi in tutti i nostri centri privati o convenzionati, al nord o al sud. Solo così siamo certi di fare bene il nostro lavoro, personalizzando l'approccio ad ogni coppia, offrendo il meglio dell'evoluzione della medicina e della biologia della riproduzione. Queste le parole del dottor Andrea Borini, direttore del network 9.baby. Dottor Borini, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi. Grazie, buonasera, buonasera a tutti, grazie mille dell'introduzione. Buonasera, dottore, buonasera. Allora, io non vedo l'ora di sentirla parlare di questo argomento veramente molto interessante, però se me lo consente le rubo un minuto, massimo due, perché vorrei introdurla alle utenti che abbiamo qui con noi oggi. Grazie. Dunque, il dottor Andrea Borini è un ginecologo che da 30 anni si occupa di medicina della riproduzione e di tutte le tecniche connesse alla fertilità. Si è formato a Bologna, frequentando il servizio di fisiopatologia della riproduzione diretto all'epoca dal professor Carlo Flamini. Ha proseguito la propria formazione facendo ricerca nel campo della sterilità di coppia anche negli Stati Uniti, presso l'Università di California Irvine, con il professor Ash. Ha una forte esperienza anche nell'ambito dell'andrologia e delle problematiche legate all'infertilità maschile, avendo un master universitario e un diploma di perfezionamento universitario in andrologia, conseguiti presso l'Università di Padova. Ha pubblicato oltre 270 lavori in materia di fecondazione assistita su riviste italiane e internazionali. È membro del comitato editoriale di Fertility and Sterility e co-redattore e reviewer per le principali testate internazionali di settore. È docente ai corsi e ai master dedicati alla disciplina presso l'Università di Teramo e l'Università di Urbino. È direttore scientifico per numerosi corsi di formazione sulla fecondazione assistita. Nel 2019 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento di prima e seconda fascia. Past President della Società Italiana di Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione, membro fondatore della Task Force Fertility Preservation in Severe Diseases, della European Society of Human Reproduction, membro della International Society for Fertility Preservation e socio fondatore di ProFert, società italiana di conservazione della fertilità. È attualmente direttore della rete di centri per la fertilità 9.baby, nato a Bologna dall'esperienza di Tecnobios Procreazione, oggi presente su tutto il territorio nazionale. Dottore, lei non si annoia proprio Si lungo vede le che sue ho giornate. più di 60 anni, Ma si vede dalla carta perché visti così no, tutte diciamo quelle la cose, stessa. stavamo annoiando gli ascoltatori. No, no, beh, ma noi ci teniamo perché così gli ascoltatori possono avere più sicurezza e più certezza anche se non c'è bisogno dei professionisti come lei che ci dedicano il proprio tempo. Ci teniamo veramente tanto. Dunque, dottore, allora prima di lasciarle spazio al webinar, vorrei informare i nostri utenti che lungo o dopo il webinar potranno digitare nella chat in basso a destra una domanda per il nostro ospite. Le pubblicheremo dopo il webinar per la sessione di domande e risposte. Vi ricordo che le domande sono anonime, quindi non preoccupatevi da un punto di vista di privacy. Inoltre, vi chiedo cortesemente di scrivere le domande in un solo messaggio nella chat e di non spezzarle in più chat. Questo ci aiuterà a gestire in maniera efficace ogni vostra richiesta. Dottore, non vedo l'ora di sentirla, quindi mi chiudo e le lascio spazio. La ringrazio e buon Grazie, a lavoro. dopo. Grazie, a dopo. Allora, buonasera a tutti. Questa sera parliamo della fecondazione assistita per i pazienti oltre i 40 anni. Perché è un argomento importante? Beh, perché sappiamo che la nostra società, diciamo in tutta la parte occidentale del mondo, ci sono stati grandi mutamenti sociodemografici legati soprattutto al fatto che le coppie rinviano sempre di più il momento della maternità e
e quindi l'età materna del primo figlio è aumentata sensibilmente. Non è solamente un problema italiano, qui vedete è certamente molto italiano, vedete che il colore arancione ci dice che in Italia la ricerca, l'età della donna alla nascita del primo bambino è certamente sopra i 30 anni, l'età media. Quindi così come la Spagna, come la Grecia, quindi tutti questi paesi rimandano l'inizio della gravidanza, e quindi questo comporta, come ben sapete, una diminuzione della fertilità. Sapete che l'età della donna è un fattore principale per la diminuzione della propria fertilità, ma di questo ne parleremo dopo. Questo è un grafico che ci mostra come negli anni, questi sono dati del Registro Nazionale PMA, quindi sono dati assolutamente attendibili, vedete che la distribuzione dei cicli di fecondazione in vitro, quindi sia ICSI che FIVET, senza contare la donazione dei gameti, dal 2005, da quando il registro raccoglie i dati, e fino al 2018, vedete che nella fascia d'età sopra i 40 anni l'aumento in percentuale dell'età media ha portato ad avere addirittura un 34% di coppie in cui l'età della donna ha più o uguale a 40 anni. Quindi un terzo almeno della popolazione che si rivolge ai centri di fecondazione assistita, privati, pubblici, convenzionati, per fare una fecondazione assistita, ha più di 40 anni. Il dato principale è che, come vedete, ve l'ho anticipato, con l'aumentare degli anni diminuisce la possibilità di avere una gravidanza. Vedete, sui trattamenti a fresco sono le barre in blu, le barre in verde sono le percentuali di gravidanza accumulata, perché la gravidanza accumulativa, oggi che è possibile avere embrioni congelati, quindi avere embrioni in sovrannumero, consente alle coppie di fare un ciclo di stimolazione, ma poi di avere possibilità di avere gravidanze più alte. Però vedete che mentre tra i 40 e i 42 anni le percentuali sono ancora buone, dopo i 43 iniziano a diventare sempre più basse. Non è un fatto che riguarda solamente le cliniche, le riviste di medicina, di scienza, ma vedete il New York Times titola e si occupa di problematiche di donne e gravidanze sopra i 40 anni, e qui ci dice addirittura che più di 100.000 donne americane hanno dato la nascita al loro bambino dopo quei loro 40 anni. E questo quindi è un fatto sociologicamente importante, e anche in Inghilterra vedete more women over 40 are getting pregnant, but is that really about their choice? Cioè è veramente un problema di scelta delle donne di posticipare. Questo è uno dei temi importantissimi che viene dibattuto anche a livello politico, ma dove soprattutto in Italia è sempre molto difficile riuscire ad arrivare a una definizione. Se torniamo al problema più tecnico, quindi che cosa porta ad avere successo con una fecondazione assistita, vedete che non si offendano i partner maschili che sono in ascolto, ma sappiamo che noi uomini siamo meno importanti di quello che riguarda la donna in termini di capacità di dare al mondo un bambino, non solo perché la donna poi porta avanti 9 mesi di gravidanza, ma perché la cellula uovo è estremamente più importante in termini di capacità di quell'embrione di crescere rispetto a quello che può fare un nostro spermatozoo. Lo spermatozoo è indispensabile, deve portare il patrimonio genetico e cromosomico, ma non così importante quanto quello della cellula uovo. I fattori principali che possiamo vedere che danno successo alle tecniche sono la qualità degli ovociti, e sappiamo che la qualità degli ovociti cala con l'aumentare degli anni. Vi farò vedere successivamente che c'è un aumento della
delle alterazioni cromosomiche negli ovociti, quindi una diminuzione della capacità di questi embrioni di diventare un bambino, certamente sulla quantità degli ovociti che si hanno a disposizione e ovviamente poi sulla qualità degli embrioni. In letteratura c'è grande discussione di quanto sia il numero ottimale di ovociti per ottenere una gravidanza. Vedete che bene o male questo numero 15 è un numero che compare, quindi avere più ovociti vuol dire avere più possibilità di successo. Questo è un lavoro che abbiamo pubblicato noi del nostro gruppo, del nostro network, e vedete che se noi suddividiamo i gruppi con 1, 2 ovociti, 3, 4, 5, 6, la percentuale di gravidanza di bambini che nascono sia su fresco, quindi stiamo parlando di bambini che nascono, non di gravidanze ottenute, quelli in azzurro, aumenta all'aumentare del numero degli ovociti. I bambini nati su fresco, cioè nati su transfer, sono ovviamente anche questi in crescita, ma soprattutto la cumulative live birth rate, che quindi è la percentuale di gravidanza cumulativa, quindi utilizzando tutti gli ovociti che si hanno a disposizione e quindi successivamente utilizzando ovociti congelati o embrioni congelati, vedete che la percentuale è in aumento fino ad arrivare a circa 15, dove si ha una sorta di plateau dove non c'è più grande differenza. Quindi 15 è anche un po' vicino a quello che è i 12-18 mesi di tentativi che le coppie dovrebbero tentare cercando una gravidanza prima di preoccuparsi del come mai non nasce bambino, come mai non avviene la gravidanza. Quindi diciamo che tutto ritorna a quello che è il nostro normale modo di vedere la capacità di fare un figlio, cioè quello di avere rapporti per più mesi, tenendo conto che ogni mese si ha a disposizione una cellula uovo che può diventare un embrione e che può dare un bambino. Se non avviene, il mese dopo cosa facciamo? Riproviamo ancora, il mese dopo riproviamo ancora, questo per 12-18 mesi, perché questo è il calcolo che è stato fatto per cercare di evitare di andare a fare esami, a cercare problematiche che poi potrebbero non esistere, proprio perché il primo fattore che comporta una non gravidanza è che se l'embrione che si è formato non è destinato a dare un bambino, non darà un bambino. Con la fecondazione in vitro, questo 15-16 ovociti simula in un ciclo di stimolazione quello che potremmo avere in un mese di rapporti, in un anno di rapporti nel giorno giusto. Qui quando andiamo a suddividere per fasce d'età, vedete che il gruppo 3 è 39-42 anni, e anche in questo caso vedete che la risposta ovocitaria consente di avere percentuali cumulative in aumento. Quello che succede nel gruppo 4, quindi dai 43 anni ai 45 anni, vedete che è un pochettino tutto stabile, e in queste situazioni non si ha miglioramento significativo, neanche tanto avendo più ovociti. Noi sappiamo che il numero di ovociti recuperati è un fattore predittivo di gravidanza e che c'è una forte associazione tra il numero di ovociti recuperati e la percentuale di successo. Quindi maggiore è il numero di ovociti, maggiore sarà il numero di embrioni, quindi transfer e o congelati, e quindi maggiore sarà il numero di gravidanze cumulative. Questo dovreste sempre tenerlo presente, perché questo è un dato molto importante. Questo è quello che vi dicevo prima, vedete la corrispondenza tra l'età della donna, quindi l'aumentare degli anni, quindi dai 30 ai 44 anni, vedete che aumenta la percentuale di aborto, diminuisce la percentuale quindi dei bambini nati vivi, perché aumenta la percentuale di embrioni che hanno aneuploidia. Aneuploidie cosa sono? Sono embrioni che hanno un numero non corretto di cromosomi, e quindi questi embrioni non hanno capacità di crescita. Molto molto spesso sono quegli embrioni che non danno neanche l'inizio di gravidanza, molto spesso sono quelli che poi, una volta iniziata la gravidanza, portano a un aborto. E vedete che questo è un dato che ci dice quanto sia elevata la percentuale di aneuploidie negli aborti, quindi nei feti abortiti dopo fecondazione in vitro e ICSI. Vedete quindi come aumenta in maniera
importante. Questo è un altro dato molto interessante perché avendo un programma che si occupa all'interno del nostro centro, un programma che si occupa di diagnosi preimpianto, quindi di valutazione della possibilità di capire se quella blastocisti che si è formata ha un assetto cromosomico alterato oppure no, vedete che per avere una blastocisti euploide, quindi con un giusto assetto cromosomico, se noi prendiamo, sotto dei 30 anni ci vogliono 6 ovociti, al di sopra dei 38 ce ne vogliono 14.5, ma se andiamo a suddividere delle classi d'età 38, 39, 40, 42, 43, 44, che sono quelli che ci interessano, vedete che bisogna avere 13 ovociti per poter avere una blastocisti euploide e addirittura dopo i 43 anni addirittura 67 ovociti per poter avere una blastocisti euploide. Quindi questo fa capire perché sia difficile avere gravidanza dopo i 40 anni, sia facile avere aborti e sia importante quindi avere molti ovociti o, se non si hanno molti ovociti nella stimolazione, comunque non perdersi d'animo e provare ulteriori tentativi per avere ulteriori ovociti a disposizione. Molto spesso anche in letteratura ci si è fatta la domanda quanto avanti è troppo avanti, quindi qual è l'età in cui si dovrebbe in qualche modo smettere. Questo è un dato pubblicato nel 2009 dove vedete che le percentuali di gravidanza dopo i 44-45 anni scendono a percentuali molto molto basse. Qui in pratica spiega, e questo è un lavoro americano, spiega che dopo i 45 anni la percentuale di parto è veramente praticamente nulla. Noi abbiamo in tanti anni, un po' perché ovviamente i pazienti al counseling, quindi dopo aver fatto un primo consulto con noi, capiscono delle difficoltà che si ha dopo i 45 anni e quindi non tanti provano, però complessivamente abbiamo 4 bambini nati da donne che avevano fatto un trattamento avendo 46 anni. Se tenete conto che lavoriamo da 30 anni, sono veramente pochi. In più, cosa si aggiunge dopo i 40 anni? Si aggiunge anche il rischio ostetrico, perché voi sapete che per avere un bambino non basta fare la fecondazione assistita se spontaneamente non viene, ma poi bisogna portarla a termine. Vedete che i rischi ostetrici che si hanno al di sopra dei 40 anni sono sempre molto più alti di tutti di quelli che si hanno certamente tra i 18 e i 34, ma anche tra i 35 e i 40 anni. Quindi anche questo è da considerare tra le problematiche. Questo è un'altra diapositiva, è un altro grafico, sempre preso dal registro PMA, quindi che è il dato ufficiale che abbiamo in Italia degli esiti delle gravidanze, e vedete qui parliamo di esiti negativi senza parlare di un'azione di gameti, e vedete quindi di aborti in pratica parliamo, e vedete che al di sotto dei 34 anni è il 20%, quando saliamo a 40-42 siamo a circa il 41%, sopra i 43 anni addirittura quasi il 58% delle donne che semmai hanno inizio di gravidanza poi abortisce. L'aborto è, non c'è bisogno di dirlo, le donne conoscono benissimo qual è la conseguenza psicologica che può avere la perdita di un inizio di gravidanza ottenuto comunque, ma certamente ottenuto con grande difficoltà dopo aver affrontato anche trattamenti di fecondazione assistita. Quindi è una sofferenza emotiva molto importante e si chiede molto spesso di poter avere un supporto sociale per superare la perdita, e non è così difficile avere donne che addirittura chiedano di avere un supporto psicologico per poter ripartire e ricercare un'altra gravidanza. Ovviamente tutto questo, quando una coppia si sottopone addirittura a un trattamento di fecondazione assistita, l'aborto, che sia questo spontaneo o terapeutico per problematiche legate alla salute del bambino, necessita della protezione del lutto e va a incidere non solo sulla psiche della donna, ma
per entrambi i partner è normalmente un problema. Che cosa si può fare? Oggi è, diciamo che molte coppie passano a fare fecondazione eterologa. Esiste un passaggio intermedio che potrebbe essere fatto, che è quello di fare fecondazione in vitro andando a fare una diagnosi sugli embrioni, diagnosi per la ricerca delle aneuploidie, come dicevamo prima, che quindi è vero, non riesce ad avere e a farti avere un embrione che è euploide a tutti i costi, però evita alle coppie di fare transfer, semmai avendo più embrioni a disposizione, quindi facendo più transfer con risultati negativi o addirittura arrivare ad avere aborti. Voi tenete conto che dai nostri dati le percentuali di aborto anche nelle donne di sopra dei 43 anni scendono a circa un 12% se vengono trasferiti embrioni euploidi. Quindi la famosa PGTA, quindi la diagnosi sulle alterazioni cromosomiche, aiuta a diminuire tutta la parte diciamo di legata all'insuccesso del trattamento stesso. Quindi per molte coppie, per molte donne soprattutto, oggi è diventato motivo sine qua non affrontano una fecondazione assistita. La fecondazione eterologa che cosa fa? Vedete, i numeri sono alti nel 2018 e vedrete che nella relazione della che uscirà a breve, della che viene data appunto dal ministro, che viene fatta dal ministro della salute al Parlamento, che riguarda appunto i dati del 2019, i numeri sono di molto aumentati perché siamo sopra gli 11.000 trattamenti iniziati. E vedete che i bambini nati vivi sono tanti, e questo perché? Perché la possibilità di accedere a un trattamento con ovociti di donne al di sotto dei 34 anni consente anche alle donne di oltre 40 anni di avere percentuali come potrebbero essere le proprie donatrici, quindi sempre molto alte. Queste sono le situazioni mediche in cui si può avere accesso alla fecondazione eterologa. Quindi vedete che l'età materna avanzata è certamente uno dei motivi per cui ci può far accedere a una fecondazione eterologa. Questi sono i numeri. Vedete che quando parliamo di donazioni di ovociti, la percentuale preponderante di coppie che fanno un trattamento sono coppie in cui la donna ha addirittura quasi il 59% a un'età media al di sopra dei 43 anni. Quando parliamo di doppia donazione rimane sempre alta, quando parliamo solo di donazione di seme vedete che la percentuale di donne sotto i 43 anni è comunque bassa. Quindi è un trattamento la donazione di ovociti soprattutto per le donne al di sopra dei 40 anni. Questi sono i risultati, vedete i risultati, parliamo sempre di esiti negativi, quindi sempre di aborti. Vedete che se parliamo di donazione di seme, quindi conta la cellula uovo, la percentuale di aborto aumenta nella nostra fascia d'età sopra i 43 e aumenta anche sopra i 40-42. Se parliamo di donazione di ovociti, vedete che le percentuali di aborto sono più o meno sempre uguali in tutte le fasce d'età, così come quando si fa la doppia donazione. Quindi questo a far rimarcare, fare evidenziare ulteriormente il fatto che l'età conta soprattutto quella della donna e meno quello dell'uomo per il successo del trattamento. Vi ringrazio dell'ascolto e sono qua per rispondere alle vostre domande. Grazie dottore. Mi scusi, una curiosità da parte mia. Nella slide dove ci ha gentilmente mostrato dei dati in riferimento al numero di trattamenti fatti, circa 10-11 mila, 2000 bambini nati circa. Quelli sono i dati che il gruppo ha inoltrato al Ministero della Sanità? No, questi qui sono i dati completi in Italia, di tutti i centri italiani. Voi sapete che l'eterologa è stata vietata per molti anni in Italia,
Però oggi il numero delle coppie che fa trattamenti in Italia che non va più all'estero, prima andavano all'estero e quindi avevano questo ulteriore problema le coppie. Oggi moltissimi si fermano in Italia, i centri di fecondazione assistita in Italia possono fare eterologa perché la Corte Costituzionale ha modificato la legge 40, quindi ha tolto il divieto e quindi i numeri stanno aumentando sempre di più, a sottolineare ulteriormente il fatto che è aumentato il numero di coppie in cui la donna ha più di 40 anni, quindi è aumentato il numero delle coppie in cui per avere un bambino più si fa ricorso all'eterologa e quindi i numeri sono aumentati in maniera sensibile e aumentano tutti gli anni di molte migliaia, non di poche migliaia, mentre i cicli di fecondazione in vitro standard negli anni sono più o meno sempre uguali negli ultimi 7, 8, 10 anni. In realtà invece i trattamenti di eterologa stanno crescendo in maniera molto alta. Sì, peraltro abbiamo una domanda proprio su questo, diciamo, e gliela mostreremo dopo. Dunque, Goda, se sei d'accordo, possiamo cominciare a pubblicare la prima domanda per il dottor Borini che abbiamo ricevuto. Eccola qui. Gentile dottore, il numero di ovociti recuperati è correlato alle probabilità di ottenere la gravidanza anche nelle donne affette da sindrome dell'ovaio policistico? Assolutamente, anzi, queste sono donne che hanno normalmente molti ovociti recuperati, quindi aumenta la loro probabilità cumulativa. Poi il troppo è troppo sempre, cioè non servono 40 ovociti per avere buone probabilità cumulative, e quindi anche in questo caso bisogna cercare di non avere numeri troppo alti, però assolutamente sì, la risposta è sì. Ecco, colgo l'occasione, prima di passare alla prossima domanda, per questa utente che ha formulato, e la ringrazio, questa domanda, ma anche per tutte le domande che perverranno, che come sapete o se non lo sapete, perché è la prima volta che partecipate ai nostri webinar, avrete poi l'opportunità di approfondire l'argomento e il contenuto direttamente con il dottor Borini. Prima della fine del webinar vi spiegheremo, è molto semplice, come fare. Passiamo dunque alla prossima domanda, Goda, per favore. Grazie. La possibilità di avere una gravidanza gemellare da un blastocisti crioconservato aumenta o diminuisce con l'aumentare dell'età? È uguale. Diciamo che la possibilità di avere una gravidanza gemellare monozigote, quindi da un embrione solo trasferito, non dipende dall'età della donna, ma dipende dalla blastocisti stessa e dal fatto che a volte le blastocisti sono già ecciate, cioè tecnicamente la protrusione che l'embrione fa per impiantarsi nell'endometrio, quindi all'interno dell'utero, è già presente nel momento in cui la si va a trasferire, quindi questo può portare ad avere una doppia placenta e quindi una divisione dell'embrione. Grazie dottore, grazie anche per la domanda. Passiamo dunque alla prossima. Eccola, grazie Goda. Buonasera dottore, ci sono paesi che fanno eterologa a donne anche di 60 anni. Lei ritiene sia sicuro? Ecco, questa era la domanda che era un po' in linea all'estero, se vogliamo. Diciamo che noi siamo stati i primi perché prima che in Italia fosse vietata la fecondazione eterologa, noi abbiamo avuto casualmente, perché una donna aveva cambiato il suo documento d'identità, quindi aveva modificato la data per la paura che noi non gli avremmo fatto il trattamento, e avemmo tra i primi al mondo una donna di 56 anni che partorì un bambino. Dopodiché abbiamo fatto studio, ho fatto molto studio, sono stato chiamato in tutto il mondo a parlare appunto di quello che è la gravidanza dopo i 50 anni e in realtà diciamo è meno sicuro di quanto sia al di sotto dei 50 e ovviamente a 50 è meno sicuro di quanto sia al di sotto dei 40. Sicuro per quello che abbiamo detto prima, per le patologie ostetriche che possono instaurarsi, quindi soprattutto
l'ipertensione gravidica, il diabete gravidico e la gestosi. La gestosi, sapete, è una patologia che può portare a morte della donna e quindi del bambino per una... Oggi tutti conosciamo cos'è la CID, che sono la coagulazione intravasale disseminata, la conosciamo perché il coronavirus ha portato anche a questo, però in quel caso ci sono trombosi disseminate in tutto il corpo della donna, quindi questo può portare a morte della donna. Quello che si deve essere fatto è intervenire prima, partorendo, e quindi portando la donna al parto con un cesareo d'urgenza. E quindi questo a volte avviene molto presto, perché se una gravidanza si deve interrompere a 34 settimane, probabilmente non ci sono grandi problemi per i bambini, ma se questo deve avvenire a 26, 27, 28 settimane, è possibile che il bambino possa avere problemi di eccessiva prematurità, e quindi questo è quello che è poco sicuro per la donna. Grazie dottore, sono certo che l'utente avrà apprezzato il suo riscontro. Goda, passiamo alla prossima domanda, per favore. Sono un po' lunga, gliela leggo. Salve, io all'età di 20 anni ho avuto la gravidanza extrauterina e tolto una tuba. A 33 anni ho avuto gravidanza naturale con aborto spontaneo. Adesso ho 40 anni, con 4 cicli di stimolazioni, ultima con positivo, finito in aborto. Non ho mai fatto un esame delle tube. La dottoressa mi dice, la mia dottoressa mi dice che non serve. Lei cosa mi consiglia? Ho fatto solo isteroscopia e intervento di uterosetto. Non so cosa sia l'uterosetto. Sì. Ma allora, diciamo che sono d'accordo con la sua ginecologa del fatto che sapere se la tuba è aperta non ci interessa, perché lei ha avuto una gravidanza con riscontro positivo, quindi purtroppo è finita in aborto, però quello ci dice che la tuba ha funzionato. Penso che a 40 anni, dopo tutto questo tempo, possa essere utile accedere a una fecondazione in vitro, perché la fecondazione in vitro le aumenta nello spazio di un mese le probabilità che lei potrebbe avere nel doppio dei mesi. Avendo solo una tuba, lei ovviamente può rimanere gravida solo nel mese in cui ovula da quella parte dove c'è la tuba, mentre invece quando ovula dove non c'è la tuba non può avere la gravidanza. Quindi, siccome a 40 anni, abbiamo detto, è importante il tempo, perché a 41 la probabilità sono molto più bassa, a 42 non parliamo, a 43 anni ancora, penso che potrebbe essere opportuno, nonostante ci sia questa gravidanza con l'aborto, penso che sia opportuno fare una fecondazione in vitro, facendo magari anche una diagnosi sugli embrioni, quindi per cercare di restringere il più possibile il tempo alla gravidanza. Ecco, ne approfitto, grazie dottore, per ricordare che questi sono webinar educativi. Infatti il dottor Borini, l'Ottemperanza alla missione che ha la European Fertility Society, risponde in maniera oggettiva e trasparente a tutte le domande. Tuttavia mi permetto di aggiungere per questo utente, ma anche per altri utenti, che se volete, come dicevo prima, potrete mettervi in contatto direttamente col dottor Borini, ad esempio come in questo caso, per approfondire la questione. Tra l'altro vi ricordo che uno dei punti dei punti di forza di 9. Baby che il dottor Borini ha in qualche maniera fondato è proprio quello di essere su un territorio logisticamente in più posizioni. Quindi per poter poi prendere contatto direttamente col dottor Borini sarà sufficiente entrare nel nostro sito che vi faremo vedere alla fine, e da lì si entra direttamente in contatto col dottore. Aggiungo anche che, avendo una serie di domande che non riusciremo probabilmente a gestire tutte, perché vedo che ne arrivano veramente diverse, le domande che non riusciremo a gestire faremo il possibile, ma non preoccupatevi, perché le domande che non riusciremo a gestire le inoltreremo direttamente allo staff del dottor Borini, e quindi riceverete comunque un riscontro, quindi non preoccupatevi della cosa. Dunque Goda, cortesemente passiamo alla prossima domanda.
Grazie. Salve, a quale settimana gestazionale diminuisce sensibilmente la probabilità di aborto? Vale lo stesso per una gravidanza dopo i 40 anni? Sì, normalmente dopo la decima settimana gli aborti più frequenti, soprattutto dopo i 40 anni, ma diciamo già dopo i 30, avvengono intorno alla sesta, settima, ottava settimana. Dopo la decima diminuiscono sensibilmente. Grazie. Goda, passiamo alla prossima, per favore. Gentile dottore, il transfer di molteplici embrioni, due o tre, aumenta le probabilità di gravidanza? Negli ultimi anni la tendenza sembra quella di trasferire singole blastocisti. Sì, beh, perché la blastocisti è un po' riassume le probabilità. Siccome il motivo di tenere un embrione in coltura, e quindi fino alla quinta giornata, è legato al fatto che la stragrande maggioranza degli embrioni che si forma, diciamo, smette di crescere già nei primi 5 giorni, o meglio, non la stragrande maggioranza, però. Gli embrioni che noi abbiamo tra il secondo, il terzo, il quarto e il quinto giorno calano sensibilmente di giorno in giorno. E una volta si trasferivano, io quando ho iniziato a fare questo lavoro, i terreni coltura, le culture in generale non erano tanto affidabili, si trasferivano addirittura 4-5 embrioni e ovviamente in molti casi neanche uno se ne impiantava, ma in altri avevamo addirittura 4-5 embrioni che si impiantavano in utero. Quindi tendenzialmente negli anni cosa è successo? Sono migliorati i sistemi di cultura, i laboratori oggi, soprattutto dei centri più performanti, lavorano molto bene, quindi è migliorata la qualità della capacità della cultura e quindi ci possiamo permettere di diminuire il numero di embrioni che trasferiamo a parità di gravidanze ottenute, perché sappiamo che le gravidanze quando si trasferiscono più embrioni, se la qualità degli embrioni è buona, si possono avere gravidanze multiple. Le gravidanze multiple portano a problemi durante la gravidanza. Lasciamo stare quello che avviene quando nascono due o tre bambini insieme, quindi con lo stravolgimento della vita familiare, della necessità di bisogno. Siamo abituati a vedere i gemelli quando giocano a tennis insieme, che è una meraviglia vederli, ma prima diventa tutto molto più complesso e la gemellarità comporta anche quelle problematiche di cui parlavo prima di parti prematuri, quindi con bambini che possono avere più problemi. Quindi oggi il motivo per cui si va a blastocisti e se ne trasferisce una per volta è perché la richiesta delle coppie è vorremmo avere un bambino. Quindi averne più di uno è un qualcosa che può essere accettabile, ma non è necessariamente una cosa il primo desiderio. Un po' differente negli Stati Uniti. Voi pensate che negli Stati Uniti, soprattutto le coppie dopo i 40-42 anni della donna, siccome sanno che difficilmente dopo una prima gravidanza vorranno affrontarne un'altra, anche quando fanno autodonazione, chiedono il trasferimento di due blastocisti, proprio per cercare di avere i due bambini desiderati nello stesso momento, sapendo che dopo sarà difficile ritentare. Grazie, grazie dottore. Tra l'altro, quello che io ho visto negli Stati Uniti è che i costi per i trattamenti sono veramente pazzeschi rispetto a quelli europei o ancora insomma italiani. E Sono altissimi, sì. dunque, passiamo alla prossima domanda. Salve dottore, qui c'è stato un errore nella battitura della signora. Salve dottore, ho 45 anni, ho avuto un aborto spontaneo a 42 anni, due tentativi di fecondazione in vitro falliti con i miei ovociti a 43 anni. Consideriamo ora donazione di ovociti speranzosi. Cosa mi consiglia? Ho un endometrio sottile dovuto all'asportazione parziale ed erronea da parte del ginecologo durante la pulizia dell'utero conseguente all'aborto spontaneo. Qui signora il problema dell'endometrio sottile, quindi se si è formato un Asherman o comunque se oggi l'endometrio non cresce più, diciamo non ci dà l'assoluta certezza che non ci possa essere la gravidanza, perché in realtà
tenga presente che ci sono gravidanze, quelle gravidanze extrauterine, quindi quelle che si impiantano, gli embrioni che si impiantano in tuba, sono embrioni che si impiantano in piccoli frustri di tessuto endometriale. Però normalmente, nella grandissima maggioranza dei casi, nel momento subito prima dell'ovulazione, nella stragrande maggioranza dei casi, dicevo, l'endometrio delle donne ha uno spessore che è tra i 7 e i 10 mm. Quindi, se nel suo caso è molto più basso di quello, ci può stare anche il fatto che non si impiantino. Quindi, in questo caso, non è un problema, diminuisce la vostra possibilità di avere un bambino. Questo certamente, questo va capito. Grazie dottore. Passiamo alla prossima domanda. Quale potrebbe essere l'ultima opzione disponibile per una coppia sotto i 40 anni prima di abbandonare il percorso? Credo si riferisca proprio ai casi più, diciamo, difficili, ecco. Dunque, per considerarla l'ultima bisognerebbe capire quanti trattamenti sono stati fatti prima e quanti essenzialmente, quanti embrioni sono stati trasferiti. Cioè, se la coppia sopra i 40 anni ha prodotto uno o due embrioni per ciclo e ha fatto due o tre cicli, no? Sapete che c'è il luogo comune dopo i tre cicli, non si hanno gravidanze, che è una sciocchezza, non è vero? Beh, in quel caso quella coppia ha trasferito cumulativamente non più di 6 embrioni, quindi ha simulato 6 mesi di rapporto nel giorno giusto. Forse è poco per abbandonare. Sto parlando sempre dal punto di vista ovviamente biologico, clinico, dal punto di vista emotivo, ognuno deve fare quello che vuole. Io vi devo essere d'aiuto nel cercare di farvi capire che cosa la biologia dice e che cosa quindi noi possiamo fare per migliorare il successo. Il resto è una vostra decisione. Se quell'ultima opzione è disponibile, penso che se uno vuole utilizzare i propri ovociti sia quello di fare transfer solo dopo aver fatto diagnosi sugli embrioni, quindi diagnosi cromosomica sugli embrioni. Se invece si riferisce al fatto di pensare di fare l'eterologa, beh, l'eterologa migliora enormemente le possibilità, però rimane sempre l'aspetto, la coppia vuole accedere o no all'eteologa, non è un po' come dire. Voglio il prosciutto di Parma o il prosciutto di San Daniele. Qui siamo a valutazioni che sono differenti. Vi posso garantire, io che vedo coppie tutti i giorni, sono differenti da coppia a coppia e all'interno della coppia a volte tra partner maschile e partner femminile. Quindi questo bisogna avere rispetto di quello che è la sensibilità che ognuno ha. Grazie dottore, io non sono un clinico, ho fatto un altro percorso più, diciamo, sono un ingegnere, però è evidente dalle sue risposte che mi porto a casa il fatto che non ci sono risposte valide per tutti, anzi, quanto sia, diciamo, veramente esclusiva nell'unicità ogni singola coppia. Peraltro mi interessa anche molto, e questo mi interessa anche proprio a livello personale, quello che lei ha introdotto prima, come il connubio tra la parte clinica ma anche la parte emotiva. E allora mi inserisco un attimo, perché nella presentazione della rete di 9.baby, io ho letto prima che voi avete diciamo un approccio a 360 gradi. Ipotizzo quindi che ci sia, e le chiedo anche come, perché mi interessa, la gestione della parte emotiva legata alla parte proprio più clinica. Ecco, che tipo di integrazione ci sono tra questi due elementi? Dunque, allora, noi sin dall'inizio, da tantissimi anni fa, abbiamo sempre collaborato con psicologi che sono stati d'aiuto a noi medici a capire molte cose, direi come primo passaggio fondamentale, e poi tanto d'aiuto per le coppie. Nei nostri centri non c'è una obbligatorietà di parlare con lo psicologo prima di affrontare un trattamento di fecondazione assistita, però c'è la disponibilità per chiunque lo desideri di fare un consulto con lo psicologo. In questo caso, noi nella stragrande maggioranza dei casi lavoriamo in centri che sono privati, quindi le visite sono a pagamento. In questo caso, il consulto con lo psicologo è sempre gratuito, cioè viene compreso
nella parte, diciamo così, di trattamento, anche se poi il paziente decidesse di non affrontare il trattamento. Quindi riteniamo che sia molto importante, anche se riteniamo che non sia importante obbligare tutti per forza ad andare dallo psicologo. C'è discussione su questo, grande discussione, però a volte, soprattutto dalla parte maschile, esiste questa avversità all'andare dallo psicologo. Giusto o non giusto, non spetta a me giudicarlo, ovviamente, ma perché molto spesso noi latini ragioniamo allo psicologo come se fosse lo psichiatra, quindi come se noi avessimo turbe psichiatriche della psiche tali da dover essere curate. Ovviamente non è così, però non è così semplice farlo capire ai pazienti, quindi diventa difficile la costrizione. Grazie dottore, chiedo scusa alle utenti se mi sono introdotto, però vedo che l'argomento di questa relazione tra la parte emotiva e clinica in alcuni casi è un argomento molto, molto delicato. Goda, passiamo alla prossima domanda, per favore. Grazie. Dopo aborto farmacologico a 7 settimane, quanti mesi è consigliato aspettare per un altro transfer da congelato? Ma un mese dopo, cioè non sono aborti talmente precoci che non lasciano grande problematica. Si aspetta una mestruazione spontanea e poi si va. Perfetto, grazie dottore. Passiamo dunque alla prossima domanda. Una volta avvenuto il concepimento, la gravidanza si sviluppa allo stesso modo delle donne più giovani o le donne sopra i 40 anni devono essere monitorate più spesso? Ma non, diciamo che deve essere monitorato più spesso solamente la parte di pressione arteriosa e di per evitare la gestosi, però la gravidanza, lo sviluppo non è modificabile ovviamente, quindi l'unica cosa, il monitoraggio per la donna serve quasi esclusivamente per capire lo stato di salute della donna, quindi non tanto per la gravidanza di per sé. Bene, prima di passare alla prossima domanda, ne approfitto, dottore, per dirle che alle varie risposte che le ha dato ci pervengono sempre dei ringraziamenti da parte degli utenti per la sua disponibilità. Quindi lo dico per tutte, ringrazio tutti gli utenti, anche il dottor Bolini. Ecco, passiamo dunque alla prossima domanda. Trattato nel webinar, però magari si richiedono approfondimenti. Qual è la differenza tra riserva ovarica e qualità degli ovociti? Allora, riserva ovarica si intende il numero di follicoli che sono disponibili nell'ovaio. Una riserva ovarica può essere diminuita per problematiche genetiche o per problematiche chirurgiche. Se a una donna viene tolta una parte d'ovaio, ovviamente si capisce bene che la riserva ovarica è diminuita, quindi sia che abbia 25, 35, 45 anni, la riserva ovarica può essere diminuita oppure no a seconda della condizione singola della donna. Certamente è più facile avere una riduzione della riserva ovarica legata all'aumentare degli anni, quindi tutte le donne di 43 anni hanno una riserva ovarica più ridotta delle donne di 25. La qualità degli ovociti è intesa invece come capacità di quell'ovocita di dare poi un embrione che avrà capacità di sviluppo, e questo quindi non ha a che fare con il numero, ma con la qualità di per sé. Ovviamente avere molti ovociti aumenta la probabilità di avere qualche ovocita di buona qualità. Adesso c'è stato un po' di bisticcio di parole, però era per cercare di spiegare al meglio possibile. Grazie, grazie dottore. Passiamo alla prossima domanda. In che modo i medici identificano e diagnosticano i pazienti con una buona prognosi sopra i 40 anni? Beh, la prognosi è essenzialmente sui valori di riserva ovarica. Poi sopra i 40 anni, come dicevamo prima, a 40 è meglio che a 41, a 41 è meglio che a 42 e via andare in questo senso. Quindi l'età ha un'importanza.
non basta dire sopra i 40 anni, quindi a 45 è molto peggio che a 40 la possibilità di successo, quindi la prognosi è diversa e cambia però la probabilità. Cosa potrei dire? Che una donna di 42 anni che ha il che ha 20-25 ovociti ha più probabilità di successo di una donna di 40 che invece ne ha due. Questo per usare estremismi, insomma. Ecco. Bene, grazie dottore Goda. Non pubblicare la prossima domanda, io dico due paroline, ma come prossima domanda ne inseriamo una che l'utente ritiene essere un po' invadente. Però possiamo tranquillamente pubblicarla, quindi grazie all'utente per la delicatezza e la sensibilità. La prossima domanda sarà l'ultima domanda del webinar. Non riusciamo a in qualche maniera gestire tutte le domande che abbiamo, ma come vi dicevo, le domande inevase le inoltreremo al dottor Borini che avrà modo di gestirle singolarmente nei prossimi giorni. Allora, passiamo a questa domanda. Dottore, faccio una domanda un po' invadente. Ho sentito che al 9 Punto Baby privato di Bologna avete un macchinario che vede se gli embrioni sono buoni e non è necessario per forza fare la diagnosi preimpianto. Ovviamente si chiede conferma della cosa e qualche informazione in più, dottore. Sì, non è proprio così. Abbiamo, ma non l'abbiamo solo sulla Bologna, abbiamo l'incubatore Time Lapse. L'incubatore Time Lapse che cos'è? Praticamente la tecnologia Time Lapse fa delle fotografie durante il tempo in cui l'embrione sta nell'incubatore e poi ricostruisce a modo di filmato. Avete presente come quando si vedono le nuvole, quei filmati con le nuvole che vanno molto veloci o il fiore che si apre quando esce il sole? Ecco, quello è utilizzando la tecnologia Time Lapse. Quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo sapere i tempi di divisione dell'embrione, come l'embrione si divide e quanto quell'embrione si divide in maniera adeguata. Che è meglio che vedere l'embrione una volta ogni tanto quando si vanno a fare i controlli portando fuori l'embrione dall'incubatore, ma non è come fa la diagnosi per impianto, perché non si è riusciti ancora a capire quali sono gli embrioni che semplicemente da come si dividono sono euploidi oppure no. Quindi questo ancora no. Quindi la diagnosi per impianto ha comunque ancora una capacità ulteriore per andare a valutare la qualità dell'embrione. Bene, grazie all'utente di questa domanda, vuol dire che insomma le persone che ci seguono si informano e questa cosa mi piace molto, anzi grazie davvero, anche lei la ringrazia, ecco qui la pubblicazione. Grazie. Dunque, grazie a tutti per aver partecipato a questo 8° webinar della European Fertility Society. Ma soprattutto grazie ancora al dottor Borini, il dottor Andrea Borini, che è sempre un piacere avere con noi, direttore del network 9.baby, per averci parlato di FIVET per pazienti oltre i 40 anni. Davvero grazie, dottore. Grazie. E abbiamo diverse domande in evase, come dicevo non preoccupatevi, le inoltreremo al dottore che provvederà a rispondervi in maniera singola, per chi di voi lo desiderasse. Inoltre sarà per noi un piacere mettervi in contatto direttamente con il nostro gradito ospite, come semplicemente andando sul sito myivfanswers.it che vedete, trovate la pagina tra gli esperti del dottor Borini e vi mettete in contatto con lui cliccando contatta, veramente molto semplice. Ci piacerebbe a tutte le presenti avervi con noi anche il prossimo martedì, l'ultimo prima della pausa estiva di agosto. Vi ricordo che i webinar sono ogni martedì alle 18 e sono gratuiti. Dottore, che dire, le auguro una buona estate. Dov'è Grazie. Di bello? Dove vado? Dov'è di bello? È già al mare? No, lavoro ancora. Oggi sì, non oggi vuole. Sono al mare. Oggi mi devo preparare per questo webinar, quindi sono venuto al mare. Ah, così ha avuto modo di rilassarsi e di esatto. Dedicarsi a noi. Esatto. Grazie mille, dottore. A presto, arrivederci a tutti. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Arrivederci, buona serata.